Oggi per i 5 minuti di siamo andati ad Artimino e siamo con Annabella Pascale, amministratore della tenuta di Artimino, amministratrice direi, della tenuta di Artimino, una delle tante donne che si occupa di vino e turismo. Ciao Annabella! Ciao Morena! Come stai? Bene, sono contentissima di partecipare a questa iniziativa e di raccontarvi i miei 5 minuti. Avrei tantissime cose da raccontare, quindi benvenga, Non cominciamo. vediamo l'ora, anche perché sullo sfondo vedo delle cose meravigliose. Pensare di aver avuto 5 minuti in quella location, eh? Mi rendo conto, effettivamente io sono sempre un po' un caso a parte, perché come si sentirà dall'accento sono milanese e sono venuta a portare un po' di milanesità in Toscana, quindi ormai vivo metà a Milano, metà in Toscana, con chiaramente tutta una serie di cose positive, ma anche negative. Già. E il lavoro è qui, quindi io la tensione ce l'ho in campagna e a Milano vengo per Ma rilassarmi. sei incredibile, cioè quello che di solito i lombardi non fanno. E ci ho messo un po' a trovare la location giusta perché volevo farvi vedere in qualche modo uno scorcio della villa, di questa bellissima villa che abbiamo la fortuna di avere e gestire, che è una villa medice a patrimonio UNESCO, l'ultima che è stata costruita dalla famiglia Medici. Si chiama Villa La Ferdinanda o Villa dei 100 Camini. E qui, come potete vedere, siamo sotto la loggia, quindi si vedono un po' degli affreschi, appunto, fine del 500. Abbiamo un bellissimo parco, un giardino, una vista fronte borgo di Artimino, in mezzo agli uliveti e vigneti, è veramente un posto incredibile. E quindi questi 5 minuti quali sono stati? Ma guarda, io ho riflettuto un po' su questi 5 minuti di cui avremmo dovuto parlare. Io come carattere, forse devo contare più le volte che non ho i 5 minuti. Cioè quello che io sto imparando proprio a fare con gli anni e l'esperienza è a contenerli, perché per me il moto, l'urlo interiore, ecco, non è che urlo sempre in faccia alle persone naturalmente, ma anzi il mio urlo interiore è sempre stata un po' la benzina, il motore che mi dava la scarica elettrica, per come sono fatta io, ecco, io preferisco invece che farmi un bel pianto, fare un bell'urlo, preferisco incazzarmi, posso usare questo francesismo, proprio perché mi dà quella spinta e quella voglia di andare oltre. Per la salute, l'amore, le delusioni d'amore, il lavoro, il cambio di vita. Quindi per È me molto sano, lo sai. sarebbe difficile indicare solo un momento. Poi, tra l'altro, nel mio ruolo è difficilissimo, soprattutto in questo periodo, perché io devo sempre un po' da capitano d'azienda, da capitana d'azienda. Noi siamo un'azienda all'incirca di 70 persone, un tot lavorano nel vino, nella produzione del vino, perché noi facciamo vino e olio, e un tot lavorano nel turismo, perché oltre ad organizzare eventi in villa abbiamo un hotel 4 stelle, abbiamo un ristorante, il Borgo di Artimino che è un hotel diffuso con diversi appartamenti che si possono appunto affittare, la piscina, il campo da tennis e la spa. La spa è una delle novità, quindi è un posto strepitoso. E si ha a che fare nel mondo degli eventi con anche tanta tensione, tanti momenti di scarico di adrenalina. Si deve essere comunque sempre carini e gentili invece nei confronti degli ospiti e tutti quelli che possono essere i dipendenti o le persone con cui si ha insomma, la fortuna di lavorare, lavorano in tutti gli ambiti diversi. Quello di cantina lavora in un modo, con un approccio, chi è invece negli uffici e organizza eventi ha un'altra mentalità, chi fa i matrimoni ne ha un'altra. Quindi quello che ci si aspetta effettivamente è una persona che possa portare equilibrio, che possa bilanciare le preoccupazioni, le tensioni tra colleghi. Cioè E questa sei tu. La il mio ruolo è quello risata. di portare idee, proposte, riappacificare, che se io in questo periodo dopo il Covid fossi arrivata depressa perché non c'è lavoro, perché i matrimoni non si possono fare, quindi la villa, che è uno dei nostri core business, è ferma. Sì. Sappiamo benissimo come il governo, nel bene o nel male, sta gestendo la situazione, quindi è ovvio che viene da urlare quasi tutti i giorni. Diciamo, il mio urlo in questo periodo è stato verso marzo, dove c'era naturalmente da prendere delle decisioni difficili, soprattutto per tutti i dipendenti che lavorano nel turismo. Noi come azienda abbiamo supportato il più possibile. Per sopperire a questa cassa integrazione che nel turismo qui non c'era mai stata, quindi era un Sì, periodo di tutte cose nuove anche.
Quindi ho detto: cosa possiamo fare? Come possiamo sbloccare? Ti senti con le mani legate, non puoi fare niente perché c'è un virus pericoloso, ma anche un sacco di restrizioni governative. Quindi, da una parte o dall'altra, non c'è modo di poter fare niente. Quindi, l'urlo, diciamo, l'ho espresso in creatività e ho pensato di illuminare la villa con la bandiera tricolore. Grandissima. Hanno fatto chiaramente Palazzo Chigi, tutti noi, Artimino, la nostra villa, illuminata chiaramente con energie e forze nostre, ma volevamo portare un faro di luce anche per la zona, per i paesi qui vicino, su Facebook, su Instagram, a dire noi ci siamo. Crediamo e siamo pronti. Quindi è stato un urlo, diciamo, tricolore, bellissimo, ed è stato emozionantissimo vedere come al di là naturalmente dei social a quale siamo abituati, in realtà proprio il social reale, cioè le persone, la socialità, certo, la socialità, siano state si siano sentite parte in causa e anche un po' parte di questo, di Artimino, di tutta questa zona, venivano a fotografare, ci hanno mandato messaggi solidali. È stato bellissimo, molto bello. Sì. Anna, senti, per chiudere, come facciamo di solito, ti chiedo di farlo veramente un urlo adesso, al di là di questo urlo che ci hai raccontato così, così poetico, un urlo vero e proprio. Quindi caricati, decidi tu, brava, decidi tu a chi dedicarlo. Chiaramente deve essere un urlo costruttivo. Al mio tre, sei pronta? Ma posso caricarlo anticipando per cosa lo fai? Devi anticipare, certo. Io faccio 1, 2, 3, tu dici per cosa lo fai e poi lo fai. Ok? 1, 2, 3. Abbiamo riaperto. Il turismo è bloccato. Non abbiamo un cliente straniero, non abbiamo un cliente italiano, ma noi ci siamo. Il ristorante è aperto, il borgo è aperto, in piscina farai il bagno. Noi resisteremo! Grazie, Anna. Grazie mille. A presto. Grazie, ciao!